Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Rashid Oz e oggi vi porto alla recensione del Thermaltake Versa N27 Snow Edition. Il Thermaltake Versa N27 è un mid-tower pensato per una fascia di utenza medio-alta. È disponibile ovviamente in due colorazioni. Quello che presentiamo noi è la versione bianca, definita appunto Snow Edition. Poi è presente anche una versione nera. Questo case è in grado di ospitare schede madre in formato ATX, Micro ATX e Mini ATX. I materiali prettamente presenti sono la plastica e l'acciaio. Per quanto riguarda la plastica, essa riguarda soprattutto le scocche in plastica, bianche nel top e bianche anche nel fronte, corredate da questa bellissima plastica lucida, nera, semi-trasparente, che permetterà di vedere, nel caso in cui le stagliate, tutte le ventole che questo case può ospitare. Per quanto riguarda invece la parte in acciaio, essa riguarda sostanzialmente lo scheletro, dove andiamo appunto a fissare tutti i pannelli, e il pannello sempre bianco però posto dall'altra parte del case, che serve a coprire quindi il passaggio dei cavi. Nel nostro case sarà possibile installare fino a 5 ventole, ovviamente da 120 mm l'una. Il case però ci viene fornito con una sola ventola da 120 mm, che è quella posta sul retro del case, quindi vicino alle porte input-output della scheda madre. Parlando di porte input e output, quelle presenti sul case sono appunto poste sulla parte superiore, nella scocca quindi bianca. Esse riguardano principalmente due porte USB 2.0 e una porta USB 3.0, oltre ovviamente ai tasti di accensione reset e jack audio per cuffie e microfono. Notiamo come Thermaltake in questo caso abbia pensato bene di coprire con delle apposite cover tutte le porte input e output, sia per proteggerle dalla polvere, sia per proteggerle appunto dalla costante usura del tempo. Il case è inoltre fornito di un interessante pannello laterale in plastica trasparente scura, che ci permetterà di vedere l'interno del nostro case. Questo pannello è accessibile mediante 4 vidi toolless, quindi non sarà necessario l'utilizzo di un cacciavite. Teniamo però a precisare una cosa, Thermaltake ha voluto comunque preservare dall'usura e dal continuo smanettare degli utenti questo pannello, mettendo all'interno una cornice in gomma proprio per evitare che questo pannello strofini direttamente con la parte in acciaio. Inoltre nelle viti in plastica è presente anche dietro la testa di queste viti una sorta di gommatura, proprio per evitare che nel serrare queste viti queste possano appunto consumare lentamente il pannello. Oltre a essere dotato della ventola da 120 mm sul retro e alle viti toolless, nel case troviamo anche 7 slot PCI per un possibile crossfire o SLI, se ovviamente la scheda madre ce lo permette. Per quanto riguarda invece lo storage, abbiamo possibilità di mettere fino a 3 hard disk drive vicino all'alimentatore, negli appositi appunto bay, oppure un hard disk drive da 2,5 comunque un SSD di altrettanta misura invece dietro sulla scheda madre, posta e nascosta dal pannello in acciaio bianco che serve a nascondere il cable management. Parlando proprio di cable management, devo dire che effettivamente è abbastanza semplice effettuare un buon cablaggio all'interno di questo computer senza troppe difficoltà. Tra le altre cose, non avendo un alimentatore modulare da utilizzare per questo case, che secondo me starebbe ancora meglio, ho comunque utilizzato un Corsair CX430, appunto non modulare, e devo dire che tutto sommato sono riuscito a fare un buon cable management senza troppe complicazioni. Buono il cable management, altrettanto buona è la dissipazione del calore. Il case infatti è studiato e così ho rispettato, in modo tale da effettuare l'ingresso del flusso d'aria sul davanti e far uscire l'aria calda sul retro del case e sulla parte superiore. Io in ogni caso ho anche installato un radiatore. Proprio appunto di radiatori e dissipatori in senso lato voglio parlare. Questo case permette l'installazione di dissipatori ad aria alti fino a 160 mm e a radiatori installabili solo sulla parte superiore del case fino a 240 mm. Nel mio caso ho installato invece un Seidon V120
da appunto 120 mm. In ogni caso, come già avevo detto poc'anzi, è possibile installare fino a 5 ventole, specificando ovviamente oltre a quella posta sul retro due frontali e due superiori. Thermaltake ovviamente ci ha anche gentilmente offerto una ventola da 120 mm con colorazione in LED rossa da porre sul davanti, anche per dare maggior vita a questo case. Veniamo adesso ad alcuni difetti che io ho riscontrato. Alcuni effettivamente sono dei veri e propri difetti, altri sono più che altro delle precisazioni, perché io sono molto pignolo e certe cose diciamo non posso non notarle. Allora, il primo difetto vero che ho trovato su questo case è la rimozione del pannello frontale e superiore. Non essendo montati con vidi, ma essendo appunto incastrati con delle apposite clip, l'accesso alle ventole o l'installazione del radiatore, soprattutto nella parte superiore, è davvero davvero difficile. È necessario l'utilizzo, nel mio caso, di una piccola pinza per stringere il più possibile queste clip un po' tremende e effettuare quindi correttamente l'installazione del tutto. Sarebbe stato magari un po' più carino utilizzare delle vidi, anche in questo caso magari toolless, e facilitare quindi let's on all'utente. La seconda cosa che non mi è piaciuta è l'assenza di modularità. Il bay da 3,5 pollici, anzi i bay da 3,5 pollici non sono rimovibili, o meglio i binari su cui si installano gli HDD sì, sono rimovibili, ma tutto il bay, tutto il blocco di sé per sé non lo è. Quindi se magari volessi effettuare un particolare tipo di upgrade che richiede appunto l'eliminazione di questi bay, ovviamente non è possibile farlo. Ma ripeto, essendo comunque un case rivolto prevalentemente a una fascia media di utenza, non è proprio quel grosso difetto che io dico, però tutto sommato sarebbe stato anche bello avere questa sorta di bay estraibile proprio per poter installare magari più facilmente qualche altra cosa. Un'altra cosa che ho notato sono i bay da 5,25 pollici. Non ne ho parlato prima nelle dotazioni o comunque nella possibilità di utilizzarli, perché se questo pannello è già difficile di per sé da rimuovere, non vedo perché quei bay debbano esistere. Diciamo più che altro che la mia idea, ma è stato anche un consiglio, è che questi bay siano in realtà lì perché lo scheletro interno, quindi la struttura in acciaio che regge un po' tutto il case, altro non è appunto che un riutilizzo di un modello precedente a cui appunto è stata aggiunta la scocca e tutto il resto. Comunque non sono utilizzabili, ma possiamo con un po' di ingegno magari utilizzarli per installare qualsiasi altra cosa. L'ultima cosa sono gli slot PCI, ma anche in questo caso non lo voglio introdurre come un vero e proprio difetto, ma è una puntualizzazione mia perché, ripeto, sono eccessivamente pignolo. A me piacciono di più i case con le mascherine degli slot rimovibili e reinstallabili. In questo caso solo la prima, quindi il primo slot, la mascherina, la cover, è rimovibile, la possiamo reinstallare, mentre nelle altre 6, una volta eliminata, non sarà più possibile ricoprire questo buco che noi lasciamo. Infatti, installando la GTX 960 che ho io, ho occupato due slot, quindi il secondo slot, quando smonterò il case, rimarrà ovviamente vuoto. Veniamo alle mie conclusioni. Il case mi è piaciuto tanto. Il design è veramente bello, elegante, questo lucido affascina subito alla vista l'utente. Devo dire effettivamente che il montaggio anche delle componenti mi è venuto molto molto facile. Ho avuto anche difficoltà con modelli diversi di altri fornitori. Devo dire che invece questo mi ha facilitato l'installazione del tutto, tranne appunto puntualizzando l'installazione del radiatore sulla parte superiore. Ma case perfetti, lo dico sempre, non esistono, non esiste niente di perfetto, ma nel suo complesso si presenta veramente come un bel case, soprattutto perché si rivolge a quella fascia di utenza media. Quindi se qualcuno di voi vuole acquistare questo case perché è il suo primo PC gaming, benissimo, questo è il case che sicuramente fa per voi. Per magari utenti più esperti, molto più esigenti e pignoli come lo sono io, questo case rappresenterebbe magari la possibilità di un secondo computer, non proprio di primo, però devo dire che il design sicuramente compensa certe piccole mancanze. In ultimo, Thermaltake ovviamente, come sapete, fornisce anche
tecnologia RGB. Su questo case ci starebbe veramente veramente bene un sistema RGB. Ho visto qualche video di presentazione che era stato fatto con appunto le ventole RGB e devo dire che questo case si presta proprio all'utilizzo di questa tecnologia. In ogni caso, nella parte posteriore, non l'ho detto prima ma lo posso dire, anche se apparentemente lo spazio per il cable management non sembra sufficiente, in realtà devo dire che la paratia posteriore e le scanalature presenti all'interno della scocca fanno sì in modo che il cable management avvenga bene, quindi rimane anche lo spazio eventualmente per l'installazione della famosa centralina per la gestione delle ventole RGB. Lo facciamo promosso, quindi questo case assolutamente sì, gli darei un 7-8. Ripeto, non è un voto magari altissimo, però il prodotto vale veramente tanto. Sono rimasto felice. Purtroppo mi rimbomba sempre nella testa questo discorso dei pannelli difficilmente rimovibili. Sono sicuro che qualche utente potrebbe arrivare a danneggiarli, soprattutto se sono poco esperti. Però va bene, il case vale intorno ai 70€ e giustamente il prezzo è quello per un prodotto di questa fascia. Con questo si conclude il video di oggi. Io vi ringrazio come sempre per la visione, ma soprattutto ringrazio Thermaltech per avermi dato la possibilità di parlare di questo gioiellino, e li ringrazio anche per avermi dato la ventola da 120 mm con LED rosso per dare ancora più vita appunto al case, perché comunque non avevo altre ventole effettivamente da mettere, quindi sono stati proprio certosini in questo. Come sempre vi ricordo che se il video vi è piaciuto di iscrivervi al canale, di mettere un commento, un like, di condividerlo il più possibile. Un abbraccio quindi dal vostro Rescidozze e ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Grazie ancora, ciao!